Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale A Naso Duro. Io sono Marco, sono un appassionato di profumi e oggi vi porto i 10 profumi che ho indossato di più durante il 2023. Come al solito ti chiedo di mettere un like se ti piacciono i miei contenuti, di iscriverti al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perderti nessuna delle prossime uscite. Il 2023 è stato un anno molto importante per me, per quanto mi riguarda, a tema profumi, perché ho aperto il canale, ho conosciuto molta gente, ho partecipato a fiere, eventi, ho conosciuto tanti brand che prima non conoscevo e soprattutto ho arricchito la mia collezione testando e ritestando tantissime fragranze. E oggi ho voglia di fare un percorso all'indietro, andare a risentire tutte quelle che sono le fragranze che mi hanno accompagnato durante tutto l'anno, all'inizio, alla fine, da quando ancora non avevo il canale. Ci tengo a precisare che io colleziono profumi da prima del canale YouTube. Chiaramente poi con l'apertura dei social, dedicandomi tanto, diciamo che la profumeria acquisisce un punto più centrale all'interno della mia vita. E quindi oggi voglio portarvi i 10 profumi non più buoni, ma quelli che ho indossato di più dall'inizio a fine anno. Partiamo subito con un profumo che ho indossato tantissimo durante lo scorso inverno, gennaio, febbraio, quando le temperature sono veramente fredde, ed è Rasasi La Yucca Uomo. Un profumo che è stato molto discusso, è una rivisitazione, un omaggio, se vogliamo chiamarlo così, una chiara ispirazione al più celebre Tom Ford Tuscan Leather. Un'apertura di frutti rossi, lamponi, per poi lasciare spazio ad un cuoio molto scuro, denso, avvolgente, che ci tiene veramente caldo durante le giornate più fredde. Io vi consiglio di testarlo perché alla fine costa veramente poco per la resa che ha. Ottime performance, dura tanto su pelle, una buona scia. Se volete approcciarvi a questa nota e magari non volete spendere troppi soldi, come magari per un Tom Ford, provate Rasasi perché ci può stare alla grande. Un altro profumo che ho indossato tantissimo durante lo scorso inverno è sicuramente Sentosa The Night Escape di Simone Andreoli. Questo penso sia in assoluto uno dei meno chiacchierati del brand. A me fa impazzire, molto speziato, tanta ambra grigia sul fondo, prestazioni incredibili, dura tanto, lo sente chiunque. Qua abbiamo patchouli, cannella, un po' dolce, un po' speziato. È un continuo susseguirsi di note, ma ben bilanciate tra loro. Non è un profumo semplice, non è un classico piacione d'acchiappo, non a tutti piace, però vi consiglio di andarlo a sentire se siete amanti di profumi e soprattutto amanti di profumeria artistica, un po' più ricercata, diversa dai soliti profumini. Questo ci sta alla grande, Sentosa The Night Escape. Passiamo a un'altra fragranza delle più utilizzate, non da me, ma da un pochino tutti quanti, ed è Bois Imperial di Essential Parfum. Un profumo, wow, che tanti adorano per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, perché abbiamo veramente ottime performance, dura tanto, una bella scia che sa di pulito, fresca, verde, note boschive, una punta di basilico e tanto, tanto ambroxan che fissa la fragranza sulla pelle e non ve la togliete. Questo è un profumo ottimo perché lo potete indossare tutto l'anno, in qualsiasi periodo della giornata, quindi di mattina, in ufficio, in serata, va bene praticamente sempre perché non dà fastidio, rimane bello fresco, anche se ha una grande durata e una bella scia, non dà sicuramente fastidio a chi avete vicino, anzi riceverete complimento. Quindi straconsigliato, per il prezzo che ha è assolutamente ottimo. Un altro profumo che ho indossato tantissimo, soprattutto nel periodo estivo, è Sunday Sorbet di Avery, un brand inglese che non è tanto chiacchierato all'interno della community italiana, perlomeno dei profumi, ma questo è un profumo che vi straconsiglio. Si apre agrumato con limone, ribes nero, molto aromatico, fresco, per poi lasciare spazio ad una parte un po' più ambrata e leggermente cuoiata sul fondo. Queste note un pochino più importanti, come l'ambra e il cuoio, non vanno a sovrastare, non vanno a coprire quella che è la frizzantezza iniziale. Quindi vi consiglio di andarlo a provare, perché se state cercando un profumo agrumato, fresco, da indossare d'estate con una bella camicia, però che sia un po' diverso dai soliti agrumatini comuni, qua secondo me potreste trovare una bella sorpresa, perché è molto arricchito da queste note un po' più corpose sul fondo, che gli danno un carattere, gli danno un twist diverso dai soliti profumi estivi. Quindi veramente buono, super consigliato, super fresco e buonissimo. Ricorda proprio, come il nome, un sorbetto al limone, dà quella sensazione proprio di cremosità avvolgente. Non gode di chissà che performance, però come dico sempre, non ci sono solo quelle e io ve lo straconsiglio. Un altro profumo che mi sono bevuto letteralmente durante il periodo estivo è sicuramente Bohemian Lime di Goldfield & Banks.
anche questo è un agrumato, uno dei parfum, quindi ha note un po' più volatili rispetto magari a profumi più autunnali o invernali. Quindi se si vuole sentire bisogna abbondare un pochino con le vaporizzate e si vede. Molto molto frizzante, abbiamo il caviale di limone in apertura che va ad unirsi agli agrumi e lo rende molto frizzantino, vivace, energico, rivitalizzante in tutti i sensi. L'ho indossato parecchio quando ero a Milano, questo non l'ho portato in vacanza, ma nelle giornate più calde a Milano, dove veramente c'erano 30 gradi, un caldo torrido, questo mi ha salvato la vita letteralmente, perché lo portavo sempre con me. Come potete vedere la boccetta è praticamente quasi vuota. Mi ha tenuto compagnia durante tutta l'estate ed è super super consigliato. Poi Goldfield & Banks è veramente un brand che mi piace tanto. Ho solo lui per adesso in collezione, ma provvederemo presto. Un altro profumo che devo assolutamente nominare, che ho indossato tanto durante il periodo autunnale post estate, è sicuramente il re dei profumi commerciali, Dior Homme Parfum. Io penso che lui sia in assoluto il miglior profumo designer tradizionale, chiamatelo come volete, ma insomma il miglior profumo di quel genere, perché è completo, è maschile, si può indossare praticamente in tutte le occasioni, perché va bene ad una cena, va bene in ufficio, va bene di giorno, va bene di sera, va bene un po' ovunque. Chiaramente qua abbiamo un cuoio, ma questo cuoio non è come può essere quello in Razzasi, la Yucca One, come può essere un ombre leather, come può essere un Tuscan leather. Questo è un cuoio molto più morbido, elegante, polveroso, arricchito dall'iris di stampo Dior Homme, quindi si riconosce che la famiglia è proprio Dior Homme, ma la versione parfum con questa sfumatura un po' cuoiata è veramente stupenda. Un profumo che non smetterò mai di amare e che sarà sempre nella mia collezione. 100%. Un altro capolavoro che ho indossato tantissimo, questa volta parliamo di profumeria artistica, ed è Annone di Pantheon Roma. Mamma mia. Questo è un capolavoro che tutti conoscono, tutti ne parlano, tanti lo hanno acquistato. Rosa, oud, zafferano, un classico accordo molto orientale, impreziosito da questa punta di mango che va a dare luminosità, va a dare frizzantezza, va a dare colore ad un profumo che già è bello corposo, ma dà quel twist in più. Piace a tanti, piace alle donne, piace agli uomini, piace a chiunque. Performance mostruose, dura tanto su pelle, proietta benissimo. Un po' tutti i profumi di Pantheon Roma hanno ottime prestazioni, ma lui in particolare ve lo consiglio come tanti altri. Ma anche se volete avvicinarvi alla profumeria artistica, non sapete come approcciare, volete qualcosa di un po' orientale, non ha un costo esagerato, quindi straconsigliato. Andiamo avanti con un altro must have per quanto riguarda la profumeria artistica, ed è La Mar di Cajal. Anche su di lui c'è poco da dire, tanto tanto chiacchierato. Qua abbiamo un profumo fresco, un ananas in apertura, arricchita con dei sentori più muschiati, una rosa bulgara presente durante tutta l'evoluzione, performance incredibili, dura tanto, riempie le stanze. Per un profumo fresco è un ottimo risultato, direi. Quindi ottimo durante tutto l'anno, ottimo d'estate, ottimo d'inverno, supera le temperature più fredde tranquillamente. È un all season e io ve lo straconsiglio. Se volete avvicinarvi alla profumeria artistica e volete qualcosa di semplice, non a livello di costruzione ma proprio a livello di indosso, potete andare tranquillamente sul brand Cajal, che non ha solo lui chiaramente in collezione. Sono un po' tutti riconoscibili, nel senso che si sente che appartengono allo stesso brand, e io lui in assoluto ve lo straconsiglio. Proseguiamo con un capolavoro certificato, quindi non sono io a dire che è un buon profumo, lo dicono gli esperti, ed è Andy Tower L'Air du Désert Marocain, l'aria del deserto marocchino. Questo profumo è una bomba di artisticità, ci trasporta direttamente alle porte del deserto marocchino e possiamo percepirne gli odori, le sensazioni, le spezie, i tappeti, gli unguenti, note orientali, note speziate, il patchouli, l'ambra. Un profumo ambrato di base che gode di ottime performance perché dura tanto sulla pelle e ha una scia non prepotente, non insistente, non aggressiva, ma leggera e super sensuale. Io l'ho indossato per assurdo, nonostante sia un profumo orientale, quindi tanti immaginano di usarlo durante l'autunno, l'inverno. Io l'ho indossato tantissimo durante le sere d'estate, l'ho portato con me a Mallorca ed è fantastico. Un'artisticità, un equilibrio perfetto, una scia aromatica, orientale, speziata, che lascia senza parole. Io questo ve lo consiglio, se siete degli amanti di profumi, se siete veri amanti di profumi, dovete averlo in collezione. Chiudo con il decimo profumo più utilizzato durante quest'anno, ed è assolutamente Naxos di Xerjoff.
Ne avete sentito spesso parlare di questo profumo, che a parer mio è un altro capolavoro. Profumo che ho utilizzato tanto durante l'autunno, l'ho utilizzato anche oggi, faccio un piccolo refill, ed è una fragranza che si apre fresca con lavanda, agrumi, una bella sensazione di pulito, avvolgente, per poi lasciare spazio ad un tabacco imbevuto nel miele, con la cannella, le spezie. Un profumo dal carattere unico, dalla sensualità innata e dalle ottime performance, perché dura, si fa sentire, magari non gode di una scia incredibile, però sulla pelle dura tanto e per chi vi sta vicino, credetemi che lo avvertirà sicuramente. Boccetta stupenda, come tutte quelle di Xerjoff, e tra tutti quelli del brand è quello con il rapporto qualità-prezzo più allettante, perché parliamo di 240 euro se non mi sbaglio, ma per il 100 ml, gli altri costano molto di più. Un prezzo, secondo me, accessibile. Tanti mi scrivono: come fai a spendere 250-300 euro per un profumo? Il profumo non è un bene obbligatorio, è un bene di lusso, è qualcosa di più. Se siete amanti di profumi come me, purtroppo avete scelto una passione costosa e se volete collezionare, se volete avere fragranze interessanti di un certo tipo, alcune volte, non sempre, dovete affrontare delle spese un po' più sostanziose. E in questo caso loro come brand, sicuramente parliamo di un brand luxury e si fanno pagare, però sono soldi ben spesi dal primo all'ultimo. Tornando a lui, ve lo straconsiglio, andatelo a sentire, al primo posto nella classifica dei profumi autunnali, quindi assolutamente dovete sentirlo se non l'avete ancora fatto. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, questi erano i 10 profumi che ho indossato di più durante tutto l'arco del 2023, ripeto, non quelli più buoni, non quelli che mi piacciono di più, ma quelli che ho portato oggettivamente di più rispetto ad altri. Chiaramente, come avete potuto vedere anche dai video nell'ultima parte dell'anno, ho arricchito molto di più la collezione, ma i profumi che veramente ho utilizzato tanto tanto sono questi, per quanto riguarda quest'anno. L'anno prossimo, a fine anno, farò sicuramente un altro video e vedremo come cambieranno le carte in tavola. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, spero abbiate passato delle buone feste e soprattutto spero che passiate un buon fine anno e ancora di più un buon inizio 2024. Grazie per continuare a iscrivervi al canale, scrivetemi nei commenti, mi raccomando, ditemi i vostri profumi che avete utilizzato di più, io ci tengo, li leggo tutti quanti e vi rispondo. Come al solito vi do un appuntamento al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto e che il prossimo vi piaccia ancora di più. Ciao ragazzi!